Paolo Tagliamento, vicepresidente della Ternana Calcio, a margine della conferenza stampa del nuovo allenatore Cristiano Lucarelli, le tue impressioni e in generale l'approccio a questa nuova stagione? Lucarelli ha parlato esplicitamente della volontà di vincere sua e del club. È indubbiamente così, le impressioni del mister sono quelle che ho avuto già la prima volta quando ci siamo incontrati, grandissima motivazione che secondo me è stata la chiave di volta che ha fatto scoccare questa scintilla di cui parlava il direttore. Motivazione, voglia di credere nei propri mezzi e doverla tirar fuori ai ragazzi. Per quanto riguarda le ambizioni della società, sono sempre le stesse, che è quella di una società che sicuramente punta a voler vincere il campionato, ma insieme a noi ci sono delle società che conosciamo benissimo come è difficile la Lega Pro e il girone C, dove probabilmente verremo inseriti. Quindi la difficoltà sono difficoltà importanti, ma la società punta comunque sempre al massimo risultato, che oggettivamente sarà semplicissimo in quanto appunto sarà un campionato molto molto probante. In ogni caso, Paolo, tra il dire e il fare, soprattutto nel calcio c'è di mezzo il mare, però insomma si parte col piede giusto, perlomeno a livello programmatico e di intenzione. Beh, sotto questo punto di vista non credo che noi siamo stati mai in uno di altre società. Prima di venire qui abbiamo fatto un confronto con lo staff e ho rinnovato loro che comunque la società gli metterà a disposizione tutti gli strumenti di cui avranno bisogno per quanto riguarda la gestione della squadra per trasferte, per alloggi, per tutto quello di cui hanno bisogno per lavorare al meglio. Poi ovviamente sta a loro, insieme a noi, tutti quanti insieme, di poter riuscire ad ottenere i risultati per cui partiamo. Luca Leone, ci siamo sentiti più volte per il Corriere dell'Umbria, ti ho intervistato credo 5-6 volte in questo trimestre, tra lockdown, pre-lockdown, post-lockdown. Invece in un altro pezzo in cui non ti ho intervistato attaccavo scrivendo "Nessuno vuole essere Robin", la canzone di Cesare Cremonini, "Nessuno vuole essere Cesare Leone", perché il compito, anche non soltanto del direttore sportivo, anche non soltanto alla luce delle normative sulle rose contingentate, è complicato. Ma è complicato, a parte che quest'anno vorrei abolire la parola difficile, non voglio sentire più. Noi siamo in una società dove non ci manca nulla. Una delle scintille che diceva il mister è che noi, il mister è uno che non si lamenta mai, non mi piacciono le persone che si lamentano, per me non è un problema, è il mio lavoro, quando hai le idee chiare non è difficile nulla. Sicuramente la cosa più complicata, se vogliamo usare questa parola, perché poi sono una persona che si affeziona, sono una persona che vuole cercare, ecco perché anche la scelta del mister, vuole cercare di creare un senso di appartenenza, vuole cercare di creare cultura del lavoro, e sarà fare delle scelte, quindi sarà fare delle scelte e dire a qualcuno che magari non potrà rientrare in un progetto tecnico per un problema di vincolo, no? Questo purtroppo sono le cose più antipatiche, che non sono difficili, perché poi quando c'è chiarezza, quando ci si guarda negli occhi, quando si è puliti dentro, purtroppo il nostro lavoro è il difficile, tra virgolette, del nostro lavoro è questo, no? Questo microfono. Spiegare alle persone quello che sta succedendo, e siccome poi siamo passionali, nostro lavoro è normale che qualcuno ci rimanga male, ma questa, purtroppo questa cosa dobbiamo superarla, la dobbiamo affrontare con lealtà, con coraggio e responsabilità. Una sola domanda di mercato, perché poi ci rendiamo conto tutti che le strategie si definiscono in itinere. Dovrete ancora confrontare con il mister avrà bisogno di lavorare un paio di settimane di fatto con quella che era in linea di massima la rosa dello scorso campionato, quindi molte cose le deciderete in team. Detto questo,
con i 5 ragazzi che tornano per fine prestito, la Ternana ha tornato ad avere i 29 giocatori che aveva nel campionato terminato un mese fa. 28. Immagino che troverete o cercherete, mi correggo, cercherete collocazione a questi 5, ma siamo comunque in sovrannumero. Qualcuno andrà piazzato. Ti chiedo in questo contesto la situazione di Diakité e Marcone, che sono in scadenza, e di Palumbo e Verna, che sono in prestito, anche se per Verna il Pisa non ha la contrattazione, mentre per Palumbo la Sampdoria ce l'ha. Guarda, l'ho detto prima, il tuo comunitario di Marcone in questo momento non può essere il contratto, per lui è una cosa che mi fa star male, mi fa star male prima di tutto per l'uomo, poi come direttore sportivo, perché sono due ragazzi che comunque sia hanno dimostrato attaccamento, professionalità e cultura del lavoro, ragazzi che non ci hanno mai creato problemi anche quando sono stati fuori e che avrei voluto premiare. Poi, ripeto, ci saranno delle scelte tecniche e di rosa e di numero che purtroppo ci vincoleranno. A oggi purtroppo non possiamo depositare i contratti di Marcone e Diakité, quindi abbiamo anche questi 10 giorni tra virgolette, perché i primi giorni saranno di allenamenti individuali, quindi gli allenamenti collettivi saranno 10 giorni. Come ha detto prima il mister, vuole valutare attentamente, parlare con ognuno dei giocatori di quest'anno della rosa, e così magari potrà valutare, perché magari a volte incontri un giocatore, ti fai un'idea, poi magari quando lo alleni te ne fai un'altra. Quindi siccome questa in 30 anni di calcio io ne ho vissute un milione di queste cose, il mister uguale, penso che l'ha già ribadito in conferenza stampa, infatti abbiamo parlato anche di questo nella nostra chiacchierata, anche nel parlarci un po' delle caratteristiche di calciatore rosa, quindi lui non ha pregiudizi per nessuno, quindi valuterà tutti e poi ripeto, quando sarà il momento che inizierà il mercato faremo, siamo qui per fare delle scelte, le faremo insieme serenamente con la massima serenità. Ma Palumbo e Verna? Palumbo e Verna le affronteremo il discorso nel momento in cui ci sarà da affrontarlo, quindi abbiamo tempo fino al 19 di agosto per i riscatti e vedremo se ci sarà la possibilità di riscattarli oppure no. Sulla carta però per Verna, dove non c'è la contro opzione per il Pisa, sulla carta credo il percorso sia meno complicato. Sì. Un'ultima cosa, quanto complica le cose partire per vincere, o meglio, mi correggo, per cercare di vincere? Perché una cosa è dire vogliamo essere competitivi e poi vedremo, un'altra cosa è vogliamo provare a vincere. Quanto aumenta il gradiente di difficoltà? Per me giocare per vincere deve essere, come ho detto tante volte, no? Deve essere una gioia e deve essere un valore aggiunto, il che vuol dire che qualcuno ti sta dicendo che sei forte, quindi perché se ti dicono parti per salvarti vuol dire che forse non sei così bravo per poter vincere. Bisogna vedere sempre come si vedono le cose, quindi noi penso che rappresentiamo una società, ma soprattutto una città che ha un blasone importante, la maglia è bella e pesante e chi la indossa sa di avere una responsabilità di andare in campo, come ha detto il mister, di credere fino alla fine di poter vincere. Questo ci deve accompagnare tutti i giorni che andiamo a campo a fare allenamento per il rispetto, ripeto, di società, di questa città e della maglia che portiamo. E non deve essere un peso, ma deve essere una gioia, ma soprattutto un valore aggiunto. Grazie, direttore Bologna. Grazie a voi.